pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Vorrei continuare a occuparmi di Stati Uniti, francamente. Il disastro culturale del Partito Repubblicano trumpizzato è ben più interessante di quel che vediamo dalle nostre parti, ma è difficile sottrarsi al chiasso della destra intellettuale italiana, lo dico fra molte virgolette, intellettuale, che ogni giorno ci regala scempiaggini spacciate per pensiero conservatore. Il caso del generale Vannacci sembra destinato a durare. Il suo libro è primo nella classifica di Amazon, 22.000 copie vendute, ha il potere della pubblicità gratis, e la Lega dice che se volesse candidarsi, d'altronde tra un po' ci sono le elezioni europee, per lui le porte sarebbero spalancate. Matteo Salvini gli ha anche telefonato per esprimergli la sua solidarietà. Leo Longanesi diceva di essere conservatore in un paese in cui non c'è più niente da conservare, ma oggi penso che si vergognerebbe dei cosiddetti conservatori, che forse conservatori non sono, semplicemente smerciano paccottiglia per un elettorato e un pubblico di nostalgici, compresa quella parte che vive di una nostalgia immaginaria, essendo troppo giovane per aver vissuto in presunta età dell'oro della destra italiana. Al che viene da chiedersi, ma questa destra culturale non ha niente di meglio di cui occuparsi? Sono abbastanza avvilito dai presunti nuovi intellettuali che inevitabilmente riempiono giornali, palinsesti e dibattito pubblico, se vogliamo chiamarlo così. Vorrebbero essere controcorrente, ma io sento soltanto urla becere. Si può essere di destra contro l'ipocritamente corretto senza dire cose assurde, razziste, omofobe? A me sembra questo il grande mistero da destra in Italia, che dopo aver vissuto decenni di complesso di inferiorità di fronte alla correttezza della sinistra, antropologica, moralmente superiore, si trova a governare un paese senza avere, pare, l'attrezzatura giusta. Per anni si è sentita aggredita, ghettizzata, ed era così. Non aveva agibilità politica ed è stato un madornale errore di chi gliel'ha negata. Ora però governa l'Italia, tuttavia conserva non pochi tic minoritari, compreso le grida contro il pensiero unico. Ma il fatto che siano al governo, questi della destra, culturale, intellettuale, dovrebbe smentire lo schema identitario della ghettizzazione che durerebbe ancora oggi. È insomma davvero un mondo al contrario, per citare il generale Vannacci. Mi pare dunque che abbia ragione Lorenzo Castellani, fresco autore di un saggio, Il Minotauro, governo e management nella storia del potere, di cui ci occuperemo presto qui sulle pecore elettriche. In certi circoli della destra si era diffusa una certa grandeur dopo la vittoria elettorale dello scorso anno, ha scritto Castellani su Domani. Pareva finalmente propizio il momento per la costruzione di una elite di destra, un distillato culturale di conservatorismo dalle sfumature eleganti. Ci si aspettava una fioritura di fondazioni, centri culturali, case editrici, riviste, pamphlet raffinatissimi, una accademia rinnovata, dice ancora Castellani. E invece, nemmeno un anno dopo, il libro di destra più venduto è quello autoprodotto dal generale Vannacci e i presunti protagonisti della nuova egemonia culturale sono ridotti alla difesa dell'autore col coltello tra i denti. Non si tratta certo di proteggere D'Annunzio, Montale, Prezzolini o Ratzinger dalla censura alla sinistra, ma di rivendicare le tesi estremistiche, la prosa incespicante, i concetti sempliciotti e tribali, il lessico da caserma, la posa da deep web di un alto ufficiale il cui comportamento sul piano istituzionale suscita più di un dubbio. Insomma, dell'alta cultura e dell'organizzazione ad essa necessaria per combattere l'egemonia del granchismo con i suoi stessi mezzi, nemmeno l'ombra, dice giustamente Castellani. Beh, che tristezza.